Salve a tutti. Sì, avete letto bene il titolo. Questa recensione è il mio regalo di Natale per quest'anno. Voi mi direte, è che regalo di merda. Specie questo me lo diranno i Griffers che si aspettavano una bella griffata natalizia, come da tradizione. Ma aspettate a lanciarmi i pomodori marci. Non vi sto regalando solo il video, ma un intero gioco liberamente scaricabile. Il link al torrent lo trovate in descrizione. Ma ora veniamo al sodo. Cos'è Planet Explorers? Questo gioco è in sostanza un sandbox molto simile al nostro amato Minecraft, ma con molte interessanti differenze. In questa alfa gratuita è disponibile solo il single player in tre modalità di gioco: storia, avventura e creativa. La modalità storia è in sostanza una campagna dove il protagonista è parte di un gruppo di colonizzatori che atterra sul pianeta Maria con l'intenzione di stabilirci una colonia. Nel far ciò se la dovrà però vedere coi nativi del pianeta e con un incidente che colpisce la navicella in fase di atterraggio. All'inizio di ognuna delle tre modalità, la prima cosa che dovrete fare sarà crearvi il vostro personaggio, che potrà essere sia uomo sia donna. In questa schermata potrete impostare ogni dettaglio della corporatura del vostro personaggio, anche osservandolo a 360 gradi per farvi meglio un'idea. Analogamente potrete fare lo stesso con i capelli e in futuro anche con il volto, la cui modifica in questa alfa credo non funzioni. Inoltre sia per la pelle che per i capelli sarà possibile impostare un colore. Premendo il tasto random invece la scelta di ogni parametro sarà effettuata ogni volta casualmente dal computer, che vi mostrerà anche il risultato in tempo reale. Una volta finito l'editing del personaggio non dovrete fare altro che assegnargli un nome e poi, nelle modalità avventura e creativa, vi si aprirà un dialogo dove scegliere le caratteristiche del mondo di gioco. La modalità storia invece utilizza una mappa fissa sempre uguale a ogni partita, quindi non avrà questo passaggio. In questo dialogo potrete scegliere la grandezza della mappa, il bioma e il seme. In questa alfa sono disponibili solo due dimensioni della mappa e quattro biomi: pianura, foresta, deserto e canyon. Il seme invece è una cosa che abbiamo già visto e che vedremo spesso nella rubrica Random Gameplay. Per chi ancora non l'avesse capito, differenti semi genereranno differenti mappe, che quindi potranno anche essere rigiocate rimpostando lo stesso seme una seconda volta. Se invece si vuole lasciare ogni decisione sulla genesi del mondo al computer, anche in questa schermata è disponibile il tasto random. Ora sto giocando in modalità avventura su una mappa random fatta col bioma pianura. A parte il fatto di essere circondato da nemici, e che è meglio se me la do a gambe, già si nota la prima differenza con Minecraft. Un mondo liscio non cubettoso e una grafica decente. Allo spawn, che non è modificabile in questa alfa, avete visto un altro NPC, che in sostanza fa da shop. Sotto di questo nella roccia si intravede un sistema di caverne, dove il giocatore potrà trovare metalli e altri minerali utili. La moneta di scambio in questo gioco è la carne, che si può ottenere sia vendendo oggetti agli altri NPC, sia uccidendo i mostri. Come in Minecraft, anche qui la prima risorsa che dovrete ottenere sarà il legno. Il legno anche qui è infatti indispensabile per farvi i vostri utensili da lavoro, in quanto all'inizio avrete solo una pala e un coltello, che toglie nulla di danno. Per aumentare subito le vostre difese iniziate subito impugnando il coltello e, con molta pazienza, abbattete un albero per farvi almeno un'ascia di legno, con cui ottenere questa risorsa di base più velocemente. Un'altra cosa molto bella di questo gioco che avete già intravisto è la gestione della telecamera. Premendo il tasto destro potrete girarla attorno al giocatore muovendo il mouse e soprattutto è possibile anche modificare la distanza della ripresa impiegando la rotellina, anche trasformando a piacere il gioco da prima a terza persona e viceversa. Vedremo che questa caratteristica fra poco sarà molto utile. Cliccando poi sul martello nel menu in basso a destra si apre questo comodissimo menu di crafting che batte quello di Minecraft 101. Come vedete, per craftare qui non sarà necessario sapere le ricette a memoria, ma sarà sufficiente avere con sé gli ingredienti necessari. Inoltre, cosa stracomoda, è anche possibile creare più copie dello stesso oggetto in contemporanea, con un notevole risparmio di tempo.
E cosa si fa su Minecraft dopo aver tagliato alberi e craftato gli utensili? Ovviamente si inizia a minare. Per minare in questo gioco prima si deve utilizzare la pala per togliere la terra in superficie e poi, arrivati alla roccia, il piccone. Il tipo di utensile e il materiale di cui è fatto come su Minecraft influenza la velocità della procedura. L'altra cosa molto carina, che di sicuro ridurrà di molto il lag nei server multiplayer, è il fatto che gli oggetti minati non vengono droppati a terra, ma direttamente nell'inventario del giocatore. Di pietra per fare gli utensili nuovi più veloci e soprattutto la nostra casa, ce ne servirà parecchia. Non pensate in questo gioco di farvi una baracca in legno o peggio in fango e merda. Se userete questi materiali non lamentatevi poi se il primo dinosauro grosso quanto il vostro bunker vi tira giù tutto in un colpo. Qui, come in Seven Days to Die, le case sono vulnerabili agli attacchi nemici. Anche se in questa alfa la gravità e la fisica sono ancora poco sviluppate, le varie bestiacce in giro per la mappa se vedranno qualcosa di non naturale l'attaccheranno immediatamente, anche senza voi all'interno. Ovviamente questo che avete visto qui è solo il piccoletto indifeso del bestione che ho citato prima, e come vedete anche con una spada in pietra ci ho messo un po' a farlo fuori. Per aumentare la vostra difesa è quindi indispensabile, come in Seven Days to Die, farsi un bel rifugio con torrette difensive. Ora vediamo come si fa a costruire gli edifici in questo gioco. Per prima cosa equipaggiatevi dal vostro inventario con il materiale da costruzione desiderato e quindi allontanate da voi la telecamera con la rotellina. Il sistema di building di questo gioco è qualcosa di fenomenale come rapidità e semplicità. Scordatevi il piazzare uno per uno ogni singolo blocco, qui potete costruire un muro in due clic e una casa intera con pochi altri in più. Guardare per credere. Vi basterà trascinare il mouse per realizzare un muro alto un cubo, che potrete estendere in altezza a piacimento tenendo premuto Alt. Se volete invece realizzare tetti o solai potrete farlo anche qui con un clic e tenendo premuto CTRL. Oltre a tutto ciò, per facilitare la vita ai giocatori, esiste anche la possibilità di annullare eventuali modifiche sbagliate con la combinazione Shift più Z o anche di distruggere singoli blocchi recuperandoli in inventario premendo Alt e poi selezionando ciò che si vuole cancellare. Ovviamente è anche possibile piazzare un solo blocco per volta, ma con questo sistema è possibile anche farlo a distanza. Inoltre il gioco gestisce così solo i blocchi creabili dall'utente, non il territorio restante che andrà sempre distrutto con gli utensili. Questa potrebbe essere la base di più efficaci misure anti-griff. Ecco qui la prima versione del mio forte. Vediamo subito se le nuove difese reggono, sono morto già abbastanza nelle parti tagliate. Fuori uno. La tua carcassa è mia ora. Ora rinforziamo un po' con un cannone nuovo di zecca comprato allo shop e un fuoco da campo. Funziona. Il fuoco da campo tiene lontano le bestie, così la torretta può colpirle senza rischi. Ma, però è noioso. Movimentiamo un po' il gameplay. Bel lavoro cannone nuovo. E potenziamo ancora. In questa alfa i cannoni che vedete ora sono i più potenti, ma nelle versioni successive sono già state implementate armi più moderne come mitragliatrici e lanciamissili. Ecco lì in fondo il bestione di cui vi parlavo prima. Ho giusto ora fame di carne. Mo ti tolgo il cibo dalla bocca. Dai, vieni da papà. Oh
Ok, cazzi tuoi. All'attacco. Finalmente vi siete svegliati. Cannoni. Fuoco a babordo. E dai cazzo, muovetevi, non ho tutto il giorno. Credo che gli sviluppatori debbano fissare ancora qualcosa, comunque nonostante questa versione sia ancora alfa, a parte piccoli bug come questo, le quest nella campagna che a volte non vanno o quei glitch grafici che si vedono in cielo, grosse pecche, tali da rendere il gioco ingiocabile, non ce ne sono. Cazzo, il cannone sta cadendo. Dai, dannate torrette, spicciatevi ad ammazzarlo. In questo gioco, se una torretta qualunque non ha una base stabile non può sparare. Ve ne accorgerete di ciò perché, anche in casi non eclatanti come questo, vedrete un punto esclamativo sopra la struttura inattiva. E se la base in qualche modo viene distrutta, va a farsi friggere anche ciò che ci sta sopra. Guardate che macello ha combinato sto stegosauro fra le mie balestre. Ecco. Ora mi sa che il mio bunker è fottuto. Addio mondo crudele. Ora per finire passiamo in creativa per vedere un'altra bella funzione di questo gioco. La creazione di armi e veicoli personalizzati. Inizierò ad illustrare la creazione di una spada. Per prima cosa dovete inserire il manico desiderato nel progetto. Per farlo andate in basso nella sezione template e selezionatene uno. Ogni spada può e deve avere solo un manico. Ora non vi resta che forgiare la lama. Per farlo cambiate il livello orizzontale di riferimento col cursore che trovate a sinistra in modo da portarvi in cima all'impugnatura. Poi selezionate un materiale nel menu in basso Material e disegnate la forma desiderata, anche unendo più materiali e più forme diverse assieme. Una volta selezionato il materiale potrete decidere che tipo di, tra virgolette, pennello utilizzare. Essenzialmente potrete disegnare dei piani, delle sfere, dei cubi, delle forme libere o mirrorare qualcosa di già fatto con le funzioni proposte. Per le prime tre alternative in basso a sinistra trovate un cursore che vi permette di decidere la grandezza in cubi della forma desiderata. Se volete cancellare qualcosa di già fatto vi basterà selezionare col cursore forma libera ciò che volete eliminare e premere il tasto cancella sulla vostra tastiera. Se andate sul menu DIE potrete anche dare un colore alla vostra arma. Queste tecniche di modellazione che ho citato per la spada valgono anche per le armi da fuoco e i veicoli. Le uniche cose che cambiano sono le griglie di lavoro e i template di partenza. L'unica pecca degli inchiostri in questa alfa è che non sono disponibili in modalità creativa, quindi purtroppo non posso mostrarvi ora il prodotto finito colorato. La scelta dei materiali da usare inoltre influenza le caratteristiche dell'oggetto creato, sia questo un'arma o un veicolo, e ne decide anche il costo in materie prime. Ogni 1000 cubetti nel modello, infatti, si spenderà un cubetto di materia prima nel gioco per creare l'oggetto desiderato. E ovviamente, una spada fatta di molto metallo prezioso o di diamante sarà più costosa e più potente di una quasi tutta in legno. Al contrario del gioco Spore qui, su Planet Explorers, il disegno delle armi e dei veicoli ha influenza diretta sul gameplay. Per salvare le vostre creazioni in file ISO, c'è l'apposita funzione nel menu in basso a destra. In questo modo se vi va potrete anche condividere le vostre creazioni con gli altri fan del gioco. Il forum ufficiale dello sviluppatore ha una sezione dedicata proprio a questo e c'è gente che si sta già cimentando in alcune riproduzioni, come quella delle armi del gioco Halo. Tali file li trovate nella cartella Planet Explorers all'interno dei vostri documenti. Se invece volete esportare subito l'arma in gioco per utilizzarla, di fianco alle funzioni di salvataggio trovate quella di esportazione. Vi verrà richiesto il costo in termini di materia prima e se avete gli ingredienti necessari, l'arma o il veicolo saranno creati e riposti nel vostro inventario. In creativa, a parte per il problema degli inchiostri, ovviamente gli ingredienti li avrete sempre. Quindi procediamo.
I template di base si ottengono in game tramite crafting o comprandoli dagli NPC. La creazione di una pistola o di un fucile d'assalto segue le stesse regole. È sempre necessaria un'impugnatura e almeno una canna di sparo. Il numero di canne massimo varia a seconda dell'impugnatura scelta. Purtroppo in creativa non posso farvi vedere mentre spara perché non si possono craftare nemmeno i proiettili. Per i veicoli le griglie disponibili sono due. La S per i veicoli piccoli e l'altra per quelli più grandi. In questa alfa si possono fare solo mezzi terrestri, ma nelle versioni successive sono già stati implementati i mezzi aerei. Le tecniche di modellazione sono sempre le stesse e devono esserci in ogni veicolo almeno un abitacolo, un motore e una ruota. Di abitacolo e motore ce ne può essere uno soltanto e il motore deve avere una potenza tale da reggere il veicolo. Componenti opzionali sono i fanali e le torrette. Fate attenzione! Le ruote destre in questo gioco sono diverse dalle sinistre e sono anche divise in sterzanti e non. Senza ruote sterzanti non potrete manovrare il veicolo. Io adesso, avendo limitate capacità grafiche, ho assemblato questa cagata d'esempio. Vediamolo in azione. Il veicolo si guida coi soliti tasti per stabilirne la direzione, col mouse si muovono le torrette controllabili come quella che ho messo e col tasto L si accendono i fari. Chi non ha mai desiderato dei veicoli in Minecraft? Beh, con questo ho concluso questo lungo video. Faccio ancora gli auguri di buone feste a tutti, spero che il gioco vi piaccia e mi raccomando di tenere il torrent in seed per permettere a tutti un download veloce. Ovviamente non sono io l'autore del gioco, ringraziate la Patea Games per aver deciso questa modalità di diffusione. Tenete conto che questo gioco è ora diffuso anche nella sua versione a pagamento tramite torrent, con vendita diretta della sola chiave di attivazione. Davvero una scelta lungimirante e che mostra come torrent non sia sempre sinonimo di pirateria. Hanno anche ottenuto la green light su Steam, quindi presto vedremo il gioco anche lì. Arrivederci alla prossima.